Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a noi. Buongiorno a voi, buongiorno a noi, buongiorno a tutti e buongiorno per tutto il giorno. Stamattina meditiamo il Vangelo di Luca, capitolo 5, versetti 33 a 39. In quel tempo, i farisei e i loro scribi dissero a Gesù: "I discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno preghiere, così pure i discepoli dei farisei. I tuoi invece mangiano e bevono." Gesù rispose loro: "Potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro, ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quei giorni digiuneranno." Diceva loro anche una parabola: "Nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo su un vestito vecchio, altrimenti il nuovo lo strappa e al vecchio non si adatta il pezzo preso dal nuovo. E nessuno versa vino nuovo in odri vecchi, altrimenti il vino nuovo spaccherà gli odri, si spanderà e gli odri andranno perduti." Il vino nuovo bisogna versarlo in odri nuovi. Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice: "Il vecchio è gradevole." Parola del Signore. Luca ti introduce nella novità del messaggio di Gesù Cristo, allora, raccontandoci dunque questa novità, ci propone due unità. La prima unità parla del digiuno e la seconda unità, che è composta da due piccolissime parabole, ci parla del vestito e del vino. Sappiamo che il digiuno è una prassi che si faceva all'epoca, non è una novità in realtà, perché si faceva sempre. Basta di leggere il libro del Levitico, nel capitolo 16, capitolo 19, vedrete lì come Dio raccomanda il digiuno. Ma questo digiuno si faceva in attesa della venuta del regno di Dio. Ma Gesù sta in mezzo, allora il regno è già arrivato. Non c'è più bisogno di digiunare. Ecco perché gli apostoli non digiunano più, perché non c'è più bisogno. Il Maestro sta in mezzo. Dunque Gesù voleva fare capire a questi farisei e gli scribi: certo, digiunate, ma non avete capito per quale motivo avete digiunato, oppure non mi riconoscete. Avete digiunato per la mia venuta, ma fino adesso non mi riconoscete e perciò il vostro digiuno diventa come una tradizione, cioè abitudine, abitudine. Ecco, per esempio, anche noi, carissimi, qualche volta durante la Quaresima digiuniamo. Quando arriva qua, ah, c'è la Quaresima, allora dobbiamo digiunare. E perché? Qualche volta fatevi la domanda: perché devo digiunare? Perché devo fare un fioretto? Sì, alcuni determinano, diciamo, le cose per cui fanno il digiuno o un fioretto, ma quando l'occhio è sempre lì a mangiare, a pensare al cibo, a pensare a quello, questo digiuno non ha senso. Ma invece Gesù ci dice di non preoccuparci, di non digiunare più, perché lui sta in mezzo. Attenzione, non impedisce di digiunare, perché ha detto agli apostoli che quando lui non ci sarà più, allora gli apostoli potranno digiunare. Ma ora, carissimi, dobbiamo godere la presenza del Maestro. Lui sta in mezzo a noi. È così che Gesù vorrebbe dire: lo sposo sta lì, non c'è più bisogno di digiunare, ma godiamo la sua presenza. Questo non vuol dire che durante la Quaresima che non dobbiamo più fare digiuno, no. Lo faremo, però dobbiamo sempre essere gioiosi, perché i farisei, gli scribi, loro prendevano un'aria malinconica, un'aria triste, un'aria, diciamo, disfatta. Ma Matteo 6, 16 a 18, che cosa dice? "Quando digiunate, profumatevi la testa
i vicini non devono sapere che voi digiunate. Ecco quello che Gesù vorrebbe dirci, perché la sua presenza ti dà gioia, perché è il momento della salvezza, per dire semplicemente che i tempi sono cambiati, tempo della salvezza, godiamocelo. E nella seconda parte abbiamo queste due novità, queste due piccole parabole, abbiamo il vestito e abbiamo il vino. Allora, il vino e il vestito vecchio o gli oti vecchi si riguarda l'insegnamento dei farisei dell'Antico Testamento, ma invece il nuovo vino o gli oti, il vestito nuovo, si parla dell'insegnamento di Gesù. Noi stessi, quando andiamo a una festa, come ci vestiamo? Spesso vediamo una novità, un vestito nuovo per sentiamoci bene nella nostra pelle, non per farci vedere gli altri, ma proprio per noi stessi, e siamo contenti quando mettiamo un vestito nuovo. Allora, questo vestito nuovo adesso è la sua parola. Prendiamo questa sua parola in noi. È la parola che ci trasforma, ci purifica, ti aiuta a vivere degnamente. Allora, carissimi miei, da quando abbiamo abbracciato la vita cristiana, siamo diventati nuove creature o siamo rimasti di questo vecchio ragionamento che dice: noi abbiamo sempre fatto così, noi non cambiamo, noi sempre così che abbiamo, siamo abituati, è così che deve essere fatto. Cioè, ogni novità crea paura, crea disagio, qualche volta anche la guerra. Siamo rimasti in questo ragionamento o abbiamo cambiato? Oggi il Signore ci sta dicendo: prendiamo il suo insegnamento, che è nuovo, che viene a chiarire l'Antico Testamento, a chiarire la nostra mente, per vivere degnamente in questo mondo come figli di Dio, figli della luce, e vedremo come la nostra vita sarà proprio una vita degna. Vi auguro una buona e santa giornata, che Dio vi benedica sempre.